Benvenuto Tiago Costa, nuovo giocatore della BBB da Roma. Vi ringrazio, sono veramente soddisfatto, contento di questa scelta che abbiamo fatto insieme, io personalmente e la società. Spero che vada tutto bene e che io possa dare il mio contributo per la squadra che continua a vincere e che riesca a raggiungere dei traguardi importanti. È da 6 anni che sei in Italia, si sente anche da questo tuo italiano molto fluido, e ti faccio i complimenti perché insomma, però è un brasiliano, non è mai facile parlare la lingua, ti aiuterà comunque uno spogliatoio, quello scaligero, dove tu conosci tanti tuoi nuovi compagni già. Sì, sicuramente uno dei motivi della mia scelta è stato questo, cioè non è mai facile cambiare squadra durante la stagione, ti devi abituare alla città nuova, alle viste nuove, ai compagni nuovi, quindi quando ho messo tutto sulla carta, questo mi ha aiutato abbastanza, perché comunque già ho lavorato con altri mister che hanno più o meno lo stesso stile che ha il mister qua, ragazzi li conosco abbastanza. Poi penso che non ci saranno grossi problemi. Per quello che riguarda la lingua italiana, per me è sempre un piacere perché, a parte fuori dal calcio a 5, è una cosa che mi piace tanto. Parlo il portoghese che è la lingua madre, riesco a cavarmi bene anche con l'inglese, l'italiano sarebbe la terza lingua. Magari per il futuro riesco a imparare anche qualcos'altro perché quando, non si sa mai quando finirò di giocare che cosa andrò a fare. Raccontiamo un attimo di Thiago Costa giocatore, tu sei universale, lo dimostra anche appunto questa tua padronanza di linguaggio, insomma questa è una battuta per tornare a parlare del campo. Un giocatore importante che un ulteriore freccia a disposizione del mister Langer che potrebbe già sfruttarti sabato nel big match contro Aston. Sì, sicuramente io come giocatore mi definisco un laterale offensivo, ma poi ovviamente posso fare anche un pivot e eventualmente per tenere la palla davanti, far salire la squadra, cambiando un po', passando a più universale, diciamo. Però come ruolo giocherò più da un laterale. Poi sarò sempre a disposizione del mister per quello che avrà bisogno, io sono sempre disponibile. Spero sempre di poter fare bene e principalmente di esordire bene perché sicuramente andiamo a affrontare una squadra che a mio avviso è una delle più forti e uno di quelli che lotterà per vincere il girone. Facciamoci conoscere anche dai tifosi giallo-blu, il tuo piede preferito qual è? Piede, Piedi? giochi destro? Destro, destro, no, destro, destro. E col sinistro come te la cavi? No, me la cavo bene, però il mio piede migliore è destro. Come ultimissima, insomma 2009 appunto l'abbiamo detto, si chiuderà ad Asti, Verona che conduce la classifica. Tu sei già venuto qui a Bell'Olimpia quando vestivi la maglia del gruppo Fassina, che impressione hai avuto da subito? Sicuramente prima di giocare col Verona sapevo già che tipo di squadra era, perché comunque ti ho detto conosco bene i giocatori, conosco più o meno il padrone che utilizza il mister. E quindi quando sono venuto qua ho avuto solo delle certezze, perché comunque sapevo che era una buona squadra, hanno dei giocatori con una qualità grossa e quando siamo venuti qua abbiamo fatto una partita alla pari, una partita bella, però comunque il Verona se l'ha cavata bene, ha sofferto tanto durante la partita, ma poi con base alla grinta, con base alla tecnica, qualità, sono riusciti a ribaltare scuola, diciamo così. Sono contento e diciamo che la squadra mi piace e spero di far bene Possiamo dirla che questo è un regalo di Natale in anticipo per te, visto che il 29 dicembre compierai 27 veramente. Diciamo che questa è metà regalo, l'altra metà vorrei prendere sabato, perché comunque è bello arrivare a una squadra, vincere, capito? Iniziare con il piede destro, il piede giusto. Sicuramente è una partita difficile, loro sono una buonissima squadra. Li ho già affrontati prima quando ero con il gruppo Fassina e sicuramente l'altra metà del regalo sarebbe la vittoria sabato e finire come primo il girone di Grazie, andata. Grazie buon a te. lavoro. Grazie. Dà fastidio, vero, un po'. Faccio male, mister. Sì, dai. Sì, devo dire il telefono.